Era il 1953 quando l'ufficiale tedesco Erich Eder tornò da Pfarrkirchen in Germania a Monbaroccio in bicicletta per sciogliere il voto fatto nel 1944 al santuario del Beato Sante durante il bombardamento del convento dove si trovava il comando tedesco da parte dei soldati guidati da Churchill per lo sfondamento della linea gotica. Nascosti nelle grotte all'interno del santuario francescano, tra la polvere di boati delle bombe, c'erano circa 300 civili, intere famiglie ebree, tra cui quella dei Sarano, affidate dal vescovo di Pesaro Bonaventura Porta al padre guardiano Sante Raffaelli e che lo stesso Eder, allora 21enne, decise di non deportare, salvandoli così dalla Shoah. Il viaggio fatto dal comandante della Wehrmacht nel 1953, che lo riportò al convento per riabbracciare i suoi amici frati, sarà replicato dal sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci, che ripercorrerà all'inverso, in bicicletta, la tratta a Monbaroccio-Pfarrkirchen, paese natale di Eder. Non si tratta di un semplice gesto sportivo, ma di un vero e proprio viaggio della memoria, ha specificato il primo cittadino Petrucci. L'iniziativa è nata quando ho ritirato questa pergamena al Museo dei Giusti a Milano, quando ho avuto modo di avere l'onore di conoscere la senatrice Segre e abbiamo ricordato i grossi valori che erano stati apportati dall'ufficiale allora Eder a Monbaroccio, che nel 1944 salvò tanti monbaroccesi e la famiglia Sarano, nonché altri ebrei, nelle grotte del Beato Sante. Nel momento in cui la senatrice mi ha dato questo documento, io ho deciso di rifare lo stesso percorso in segno di gratitudine e di rispetto per quello che fece il generale Eder allora, l'ufficiale Eder, perdonate. Allora è nel riconoscimento anche dei valori, delle scuole che sono qui con me, perché comunque sono oggetto predominante del percorso, perché la memoria che allora Eder ci lasciò è giusto tramandarla alle scuole, le quali dovranno tramandarla alle generazioni future. Pertanto è nato tutto da questo e abbiamo deciso come un baroccio insieme di gratitudine alla famiglia, alla città di Pfarrkirchen, dove arriverò, e a tutto quello che fece Eder allora, di riconoscerglielo con questo piccolo gesto. Un'avventura collegata anche al concorso Luci nel buio della Shoah, che coinvolge anche le scuole ed in particolare i ragazzi della secondaria di primo grado Pirandello di Monbaroccio. I ragazzi sono l'oggetto predominante, i protagonisti, sebbene se io indossare la fascia con me vengono loro e vengono tutti i cittadini di Monbaroccio. Con questa pedalata sarà anche oggetto di rilancio della quarta edizione del premio Luci nel Buio, dove i ragazzi sono parte della giuria e avranno modo di valutare tutti gli elaborati che arriveranno, come sono arrivati in questi ultimi 2-3 anni, da tutte le parti d'Italia. La partenza per il viaggio che il sindaco farà in solitaria è programmata per lunedì 20, mentre il ritorno per la notte di mercoledì 22 settembre. Il percorso sarà lo stesso fatto da Eder nel 1953 e prevede oltre 300 km in bicicletta, alternati ad un tratto in treno. Nello zaino del primo cittadino vi sono tutti i doni che porterà alla famiglia di Eder, che lo aspetta a Pfarrkirchen assieme al sindaco del paese, al presidente della Corte Costituzionale della Baviera Kuspert e dai rappresentanti della comunità ebraica locale. Il libro scritto da Mazzoli, Siamo qui, siamo vivi, la pergamena che testimonia l'inserimento nel Giardino dei Giusti di Eder, una lettera da parte della comunità ebraica di Ancona, la pietra d'inciampo legata al premio Luci nel buio della Shoah ed un quadro donato dai frati minori francescani del convento del Beato Sante, importante protagonista di questa storia a lieto fine. Quando il sindaco mi ha detto voglio portare un regalo in Germania per i parenti di Eder, e ho pensato subito di chiamare Giangolini, Graziano Giangolini, che è un pittore che ama tanto il Beato Sante, che conosce la storia benissimo, e allora io gli ho detto cosa si può fare. A lui ha pensato al chiostro, perché è l'entrata poi delle grotte, quindi è significativo. È stata fatta una dedica da parte di noi frati minori per il ringraziamento per quello che lui ha fatto per noi, per la gente ricoverata e anche per gli abitanti di Monbaroccio. Un ringraziamento per tutto questo che lui ha fatto per noi in memoria di Eder.